Dottor Mellini, quando è necessario un esame radiologico e quanto è importante la diagnostica per immagini in un paziente Poland? Ok, allora come in tutte le patologie la radiologia è a disposizione dei clinici, quindi la radiologia entra in gioco anche nella sindrome di Poland qualora ce ne sia bisogno, quindi una richiesta clinica specifica. Ovviamente il ruolo principale è nella diagnosi, quindi soprattutto in casi dubbi o non eclatanti clinicamente può essere importante eseguire un esame ecografico che in base a sequenze di acquisizione standardizzate, comunque ben definite, permette di vedere bene se c'è una simmetria tra i due muscoli pettorali e quindi di fare una diagnosi di certezza e anche di valutare il grado di deficit della parte interessata. E questo ovviamente poi può indirizzare la terapia chirurgica qualora ce ne sia bisogno. È ovvio che non sempre è necessaria questa indagine ecografica, ma viene richiesta dai clinici in base alle necessità. La stessa cosa può essere utilizzata anche dopo l'intervento o nella pianificazione dell'intervento per vedere come evolve la sindrome e come evolvono i deficit morfologici legati alla sindrome.